Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto. Esclusivamente dal mercato italiano. Aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parini a Trestina. Autostop e non resti mai a piedi. Perdere un animale domestico è un evento tanto, troppo doloroso. Ecco perché l'impronta offre un supporto completo dal momento della chiamata sino alla restituzione dell'urna, accompagnandovi in ogni singolo passaggio. Offriamo un servizio di cremazione e un servizio di ricordi per animali. L'impronta la trovi a Selcilama, in via del Fiume 10, telefono. Un saluto da Leonardo Tondi e benvenuti al comunale di Piancastagnaio, dove dopo lo stop del campionato oggi la Pianese è pronta a continuare il suo cammino e a difendere il primato in classifica contro il Trestina nel match valido per la 23ª giornata di Serie D, girone. Tra l'altro Pianese che è chiamata al riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Poggi Bonsi. C'è bene la Pianese, attenzione, può distendersi con Boccadamo, c'ha sul destro, entra in aria Boccadamo, poi lo prova Murato, la spara alta alle donne. Che occasione per la Pianese, che è uscita benissimo dal pressing avversario. Bella qua la giocata per Bramante, ce l'ha sul sinistro, belle giocate, poi tira in porta, se l'è costruita bene il numero 11 della Pianese. Tiro però con poca potenza, anche centrale senza fallo, attenzione perché l'occasione è molto interessante. Servito adesso il numero 10, poi il sinistro, poi bella parata, gran parata qua di De Fazio sul tentativo di prima intenzione da parte di Nolfo. Battuto corto, Omonria anticipato, poi attenzione perché è già ammonito, secondo giallo, cartellino rosso, espulso il numero 2, giusta l'azione. Situazione simile alla prima ammonizione, Pianese che stava per ripartire, due ammonizioni, chiamiamole tattiche. Ben ritrovati allo stadio comunale di Piancastagnaio, dove la Pianese sta pareggiando 0-0, però è in vantaggio di un uomo per l'espulsione di Omonria, tra l'altro uno dei migliori dei suoi. Break centrale di Simeoni. Serve Mignani, poi attenzione al tiro di Bramante. Che occasione qua per la Pianese. Bramante al quinto minuto della ripresa. Prova il sinistro da lunghissima distanza per un momento. Tiro molto insidioso. Sì, De Fazio gli era sfuggito in mano anche perché gli era rimbalzata davanti. Attenzione era alle donne. Destro, gran gol di Niccolò. Le donne, il numero 10, ha trovato la giocata e svolta il match 1-0 di Nicole Donne. L'avevamo chiamata, serviva una giocata del singolo, l'individualità di Nicole Donne, che ha armato il destro, bellissimo giro, l'ha messa sotto il 7, non ci ha potuto fare niente Fiorenza. Quindi al 12esimo, 13esimo della ripresa la Pianese ha trovato il gol del vantaggio. Poi Dimino, serve bene Boccadamo, che stop ha fatto Boccadamo, giocata incredibile per Mignani. No, è Dimino che si è preso la parte centrale del campo. Le donne, ha un po' di spazio. Gran giocata di Le Donne, ancora una volta ha provato ad esplodere il destro in mezzo a due. C'era anche una trattenuta. Poi proietto, Bramante ce l'ha sul sinistro. Serve Le Donne, ancora Bramante. Attenzione al tiro in porta. Azione che è molto simile a quella che aveva portato lo stesso Bramante a tirare. Bello stop di Le Donne che va a servire in profondità. Mignani, Mignani, Mignani a tu più col portiere. Gliel'ha sparata addosso. Poi va ancora sul lotto di sinistra di Nolfo. Poi il sinistro dalla lunghissima distanza. Ci va da Mastropietro. Bella palla di Mastropietro per Mignani. Mignani ha provato lo scavetto. Ancora una volta si va a ipnotizzare. Poi palla in mezzo, Mastropietro sul sinistro, se rifitte, Mastropietro, cosa ha sbagliato Mastropietro? Ha fatto tutto benissimo. Sfida l'uomo, Boccadamo. Palla in mezzo per Mignani, che occasione. Ancora una volta, grandissima occasione per Mignani che oggi sta sbagliando un po' sotto porta.
palla messa in mezzo, colpo di testa pericoloso, però De Fazio si fa trovare pronto. Pianese che però ancora una volta rischia, attenzione, palla in mezzo, rete del Trestina. Lo avevamo detto, la Pianese stava rischiando molto in uscita. Che errore qua per la Pianese, il numero 10 Di Nolfo ha trovato il gol 1-1 al 35esimo. Triplice fischio, finisce 1-1 al comunale tra Pianese e Trestina. Al gol di Nicolò Ledonne ha risposto Di Nolfo. Marco, ti chiedo un parere su questa partita. Sì, partita che nel secondo tempo la Pianese ha sbloccato passando in vantaggio. L'inerzia sembrava appunto a favore della Pianese, poi piano piano il Trestina è rientrato in partita trovando il gol del pareggio e da lì la Pianese non ha più riavuto la forza di ripassare in vantaggio. Sicuramente un punto d'oro per il Trestina, un'occasione sprecata per la Pianese. Comunque è tutto dal comunale, un saluto da Leonardo Tondi e Marco Lorenzoni. Mister, direi che per lei questa è una grande soddisfazione, una partita impostata in modo ottimale, primo tempo dove sia la Pianese che il Trestina hanno creato poco, ma a merito dell'organizzazione messa in campo da lei e dal tecnico della Pianese Prosperi. Chiaramente l'espulsione a fine primo tempo condiziona tutto il resto della gara, però il merito secondo me è quello di rimanere in partita e di provare nei minuti finali a trovare la situazione giusta per pareggiare, quindi onore a lei e complimenti. L'analisi è corretta, c'è da fare i complimenti ai ragazzi e allo staff per come hanno creduto di poter preparare bene questa partita nonostante assenze importanti per noi e come hanno affrontato questa gara con il coraggio di venire qui a Piancastagnaio contro una squadra forte, fortissima, allenata molto bene, e abbiamo avuto il coraggio di giocarcela con le nostre armi, con le nostre idee e con il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Peccato per l'espulsione che chiaramente ha compromesso un tipo di partita che in quel momento stava andando come volevamo. Potevamo fare meglio nel gol subito, anche se c'è stata una qualità individuale e di concetto da parte della Pianese assolutamente importante, ma noi potevamo fare meglio. E poi sono stati molto bravi i ragazzi ad accettare anche qualche rischio, sapendo che anche in 10 avremmo avuto la forza e la qualità per poterla pareggiare. Chiaramente sono stati alcuni episodi dove abbiamo rischiato di subire il secondo gol, ma il pareggio, per quanto ha detto oggi già partita, è un risultato assolutamente meritato e la vorrei rigiocare tutta in 11 contro 11. La ricetta del suo Trestina è questa spensieratezza ponderata unita a un'ottima qualità tecnica? Siete una delle squadre più giovani del girone, ma non sembra vedere il campo. Ma nessuna spensieratezza, io non ero spensierato neanche quando allenavo i primi calci, quindi la spensieratezza non mi appartiene e non deve appartenere ai miei giocatori. È la consapevolezza e di dover fare ancora punti per raggiungere il nostro obiettivo e di doverli fare facendo crescere i giocatori che abbiamo, giovani e bravi, e di dar continuità al lavoro che da un girone a questa parte, dalla partita di Orvieto a questa parte, ha preso una forma diversa. E questo va dato merito ai ragazzi per come hanno interpretato questi mesi e allo staff per come lavora quotidianamente, oltre che chiaramente alla società per l'equilibrio che ha mostrato nei momenti in cui le cose erano meno positive. Mister, è stata fatta una disamina tattica con l'allenatore del Trestina, un primo tempo bloccato dove le occasioni da gol sono state poche in virtù anche del gioco a centrocampo, della tattica messa in campo a tutti e due gli allenatori. Poi è chiaro che l'espulsione cambia tutta la partita. Pianese nel secondo tempo ha fatto tutto quello che doveva fare, sicuramente ha creato tanti presupposti per il gol. Poi è arrivato a quell'errore davanti alla difesa e il pareggio del Trestina. Sì, il primo tempo è stato bloccato, non siamo stati brillanti, siamo stati
poco lucidi, abbiamo sbagliato tanto, è stato un primo tempo dove abbiamo avuto un'occasione con le donne e basta, abbiamo avuto poco onestamente. Poi è normale che è vero, l'espulsione ci ha ovviamente un po' agevolato, siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare, abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, non l'abbiamo fatto e poi è capitata un'ingenuità che sicuramente può succedere perché insomma, sono cose che succedono. Che ci costano due punti che sono un peccato buttare. Però devo essere onesto, non siamo stati molto brillanti. Merito anche del Trestina che ci ha chiuso tutti gli spazi. Poi ripeto, però una volta le partite sono, in questo momento sono tutte complicate per tutti. Potevamo andare in vantaggio, una volta andati in vantaggio potevamo sicuramente raddoppiare, abbiamo avuto le situazioni per raddoppiare, non l'abbiamo fatto e siamo stati puniti. È stato comunque il primo tempo, io parlo adesso a livello difensivo, dove c'erano le due quote dietro, ho giocato dietro con tanta attenzione, insomma hanno fatto un'ottima partita secondo me. Ci domandavamo se Remy è stata una scelta tattica o se ha avuto qualche problema. No, Remy era ammonito. Con loro in 10 ho preferito abbassare l'Agia e mettere Di Mino che era un giocatore più offensivo, no assolutamente, Remy non aveva fatto una buona partita, l'ho tolto perché era ammonito e non mi sembrava il caso di rischiare, come mi dispiace per Falconi che l'ho fatto entrare, l'ho tolto subito, ma è stato semplicemente un'esigenza di quota under e di aspetto tattico perché l'avevo messo per gestire un po' il pallone perché è un ragazzo bravo. Però avevo sul pareggio avevo delle necessità diverse e per la questione under ho dovuto toglierlo subito e mi dispiace per il ragazzo che non ha nessuna, assolutamente nessuna colpa, gli ho anche chiesto scusa perché comunque l'ho fatto entrare e ho tolto subito, ma ripeto, semplicemente una questione tattica di under. Adesso arriva un'altra gara molto interessante, un avversario, lei è andata ha riempito di complimenti il Givi Borgo e... Adesso arriverà un avversario importante in un campo difficile, quindi però sarà anche una partita bella da giocare perché si andrà a giocare su un campo più praticabile rispetto agli ultimi sì sì, un'altra partita difficile, ma adesso sono tutte difficili, non, ripeto, non esistono, basta guardare i risultati delle altre è normale che per noi oggi c'è il rammarico perché potevamo andare a più 6 ed era tanto peccato perché ripeto è un peccato grande onestamente perché dispiace, è una piccola delusione che però ci deve servire anche questo, pensavo di avere la vittoria in pugno invece siamo stati puniti.